Io ho studiato a Reggio Calabria, quindi ho conseguito la mia laurea di architetto a Reggio Calabria. Non ho pensato, malgrado amassi la mia terra, non ho pensato neanche un solo momento di continuare la professione lì. Probabilmente, anzi sicuramente per una questione di sete, di voglia di vedere, di conoscere. Quindi già avevo un germe di curiosità e di voglia di andare fuori. In effetti inizialmente avevo pensato ad un'esperienza limitata, con un rientro poi normale come si fa. La prima possibilità che mi sono creato è stato ho organizzato un viaggio negli Stati Uniti, un contatto con lo studio Sight, James Wines, che all'epoca realizzava un'architettura, non so se si può dire décoiffante, cioè folle, pop, era un misto di arte e architettura. Già all'epoca ero attratto da questa espressione. Ho contattato James Wine, l'ho incontrato, mi ha dato immediatamente l'opportunità di lavorare nel suo studio. E io là probabilmente, vede anche la giovane età, però volevo assolutamente prepararmi un inglese migliore, quindi ho chiesto un anno di tempo per fare un corso di lingua, di perfezionamento dell'inglese per poter ritornare nel suo studio a New York. È successo che c'è stata la guerra del Golf, crisi economica negli Stati Uniti abbastanza grave, tanto che James Wine mi ha contattato 4 mesi prima della mia partenza per dirmi che non era più possibile l'ingaggio morale e orale che avevamo avuto. Era dispiaciutissimo di questo. Io nel frattempo avevo subaffittato il mio appartamento a Roma per un periodo di un anno, quindi ero assolutamente fuori. E ho deciso con mia moglie, era già mia moglie all'epoca, diventata mia moglie, di cercare assolutamente una soluzione a questa situazione sicuramente raccapricciante. E quindi abbiamo pensato ad un'esperienza comune, lei in quanto medico-psichiatra e io in quanto architetto in Francia. Mi sembrava all'epoca, erano gli anni 90, 1990, mi sembrava che la Francia avesse ancora la possibilità di dare all'architetto un ruolo, una possibilità di espressione. Guardi, io sono partito quindi, come le dicevo, per curiosità, ho cambiato la mia rotta da New York a Parigi e poi Parigi è diventata la mia città d'adozione, sono lì dal 90 appunto. Probabilmente la Francia oggi non è più la stessa terra di scoperta come poteva essere per un architetto 20 anni fa. Anche dal punto di vista politico e culturale la Francia è in una situazione di chiusura. Io di questo devo dire che ne soffro molto. Il Made in Italy di solito è un elemento così positivo, anche se può essere un cliché, e come tutti i cliché va quindi preso con attenzione, con le pinze. Inizialmente io effettivamente avevo questo accento strano, io quando parlo il francese ancora oggi ho un accento italianissimo. Dopo 24 anni non ho mai cambiato la mia cittadina, sono cittadino francese, ma non ho preso il passaporto, ho solo la residenza dopo 24 anni. Mio figlio è nato a Parigi, lui ha avuto modo di scegliere la doppia cittadinanza, ma io mi sento profondamente italiano. E comunque penso che non sia assolutamente necessario di cambiare uno statuto di tipo, come si dice, semplicemente ufficiale. Si è quello che abbiamo vissuto, però devo dire che oggi la Francia è molto meno interessante. Non so se farete passare questo film anche in Francia, probabilmente avrò le porte chiuse, ma devo dire quello che è un'esperienza e la vivo già da professionista avanzato
negli anni.